Questo è il mondo di Amicis, il grande scrittore, definita Torre Pellice la Ginevra italiana. Ecco, l'orologio della stazione del mio paese si è fermato alle 2:20. Chissà di che anno, tutto malandato. Tutto desolatamente malandato. Era bellissimo. I binari del treno. Procediamo di qua. Desolazione infinita. I binari, vietato attraversare i binari. Tristemente. Tutto pieno di rovi, incolto. Attenzione dove mettere i piedi. Arriviamo qui dove c'era praticamente, dove la gente aspettava il treno. Guardate che roba, tutto desolatamente andato, tutto malandato. Questa era la nostra stazione. Bellissimo, vero? Meraviglia. Ecco, Torre Pellice. Meraviglioso. Che tristezza infinita, mamma mia. Dove aspettavo il treno da piccola con mia mamma, il bellissimo treno che avevamo, che non esiste più. Arrivi e partenze. Senza parole, la scala dove si saliva su. Tutto desolatamente incolto. Chiudo qui, basta. Questo è il grande mondo di Amicis, che come potete vedere diceva che Torre Pellice era la Ginevra italiana, praticamente, troppo bella, e che la nostra stazione era una delle più belle. E il mondo di Amicis, vedessi adesso, se esci dalle tombe, vedresti la meraviglia che c'è della nostra stazione. Bellissimo, vero? Ecco, la stazione della Ginevra italiana, definita dal mondo di Amicis la Ginevra italiana. Qui c'era la biglietteria, non ci sono manco più gli autobus. Ecco. La vedessi adesso, di sicuro non diresti più così. Passo e chiudo, perché è una tristezza infinita. Zoomo qua su questa rosa, questo fiore, per finire tutto.